premio particolare a un collega che da tanto si occupa delle nuove tecnologie, della, delle tecnologie abbinate alla cultura. La motivazione. Se le nuove tecnologie sono per molti un mistero, il giornalista Ivo May ha saputo farle conoscere al grande pubblico. Cose dell'altro mondo, la finestra della 7 sul bizzarro che fluttua in rete, è solo l'ultima sua creazione di informazione tecnologica di cui si occupa ormai da 10 anni. Ma non solo, May è autore e conduttore di numerose trasmissioni e anche di cortometraggi. Giornalista eclettico e innovativo per la sua capacità di averci fatto capire il mondo della tecnologia e il suo influsso sulla nostra vita, il Festival Nazionale del Cinema, Teatro e Televisione di Villa Basilica gli attribuisce una menzione speciale. Ivo May, direttamente dalla 7. Ivo May, oggi lo vedete qui, domani a mezzogiorno e mezzo circa sulle schermi della 7, vero Ivo? Sì, domani a mezzogiorno e mezzo, ma questo è uno spot praticamente. Mi stavo chiedendo che cosa avresti detto infatti per introdurmi. Ma una cosa io voglio dirla soprattutto a Alessandro Boschi, il mio è vero rispetto a quello, quindi insomma temo un po' meno di lui di essere allontanato. Vi ringrazio per questo premio molto bello, molto bella la serata, però sono un po' arrabbiato con voi perché mi avete tenuto tutta la sera di spalle a questa bellezza che invece vorrei vedere. Ora rimango qua tutto il tempo e me la guardo per bene, almeno per lo stesso tempo che sono stato di spalle. Con i piedi nel ponte battesimo. Esatto. Grazie molte. No, Ivo, veramente giri quasi tutto il mondo, comunque anche stando a sedere nella scrivania, oggi attraverso il computer si riesce a trovare tante notizie. Come mai questo tuo interessamento alle nuove tecnologie, alle tecnologie abbinate alla cultura? Beh, insomma, la tecnologia a me non interessa dal punto di vista del gadget, del telefonino ultimo modello o del televisore al plasma. A me interessa come si evolve la mente umana e spero di riuscire a trasmettere questa mia voglia di capire l'uomo e in che direzione va l'uomo attraverso la tecnologia. Infatti, quello che mi interessa della tecnologia è la sua applicazione soprattutto nel campo dell'espressione, dell'espressività e dell'arte. Consegna il premio il consigliere regionale dell'Ordine della Toscana Federico Monechi, che non se l'aspettava. Prego Federico, volto noto del TG3 della RAI di Firenze. Anche il premio. Grazie Ivo, e domani mattina tutti a mezzogiorno e mezzo sintonizzati sulla 7.